Sì, parla di... Buongiorno a tutti, intanto. E sì, parla di tante cose, parla di una coppia, intanto, di come mantenere un difficile equilibrio in una lunga relazione. E questo riguarda tutte le coppie, con o senza figli. Poi certo che l'arrivo di un secondo figlio con una bambina già grande che poi rivendica un po' di attenzioni, insomma, e molte altre cose. Non solo quello, chiaramente spariglia un po' le carte, crea molta confusione e una grande difficoltà di mantenere, come dire, un equilibrio e venirsi incontro, che è il lavoro che costantemente fa una coppia, no? Per, insomma, mantenere un rapporto saldo e vivo. È un film d'amore, parla d'amore, parla dei percorsi che si fanno con e senza figli, che si fanno per mantenere questo amore, il lavoro certosino che si fa in una coppia per andare avanti e farlo insieme. Valeria. Purtroppo ha detto quello che volevo dire, quindi se hai qualcosa che mi stimoli, una riflessione No, vabbè, allora ulteriore. adesso io taccio perché altrimenti i colleghi giustamente si arrabbiano No, perché però non sono hanno voglia pronto. di... No, Sono no, ma pronto. immagino, so che sai rispondere. No, però... Un film dal titolo Figli che esce in un momento in cui no, ci si lamenta perché figli se ne fanno pochi. E c'è una battuta di Valerio Prea nel film che dice a Massandrea fare figli è una cazzata. E vorrei sapere da Paola e da Valerio, che invece figli ne hanno, perché fare figli non è una cazzata. Grazie. Oppure se fossimo d'accordo con Aprea, come potremmo dirlo adesso? Chiedo, no, Con la io telecamera più poi. che altro, dov'è? Ma chi è? Dov'è? Io manco ho Dai, visto da dove ha sparato, da là. ma dai, non Ciao. puoi pensare. No, dico anche una cosa, che bisognerebbe avere un attimo di... Non lo so, a me mi sembra che, ne parlavamo prima, che parliamo del ruolo della madre, no? Che è vista come una benedizione da parte della cultura, diciamo, del nostro paese in particolare. Quindi se sei madre tu devi automaticamente rinunciare a tutto. E questa è la cultura da combattere, cioè nel senso quando combatteremo questo e penseremo a fare figli come una cosa naturale, ripeto, noi stiamo parlando anche di una storia dove è una coppia di privilegiati perché parlano, discutono. Hanno dei lavori, insomma, ci sono anche difficoltà pratiche che vanno prese in considerazione, però da un punto di vista culturale, non è che essere madri, o genitori è il punto d'arrivo delle persone, è una fase di accompagnamento verso, che ne so, la crescita, la vita e verso la fine, possiamo dire, sì, perché cioè, un amico mio diceva, quando ti nascerà un figlio, capirai che se muore. Come dire, lì lasci, cioè vedi un te piccolino, quello che vuoi, eccetera, però il tempo accelera. Quindi direi che non è una cazzata o è una cazzata fare i figli, è una cosa normale, naturale dovrebbe essere, invece che essere condita di aspettative che poi ognuno pensa di non poter mantenere, no? Perché insomma, io non mi sono mai sentito all'altezza. Però nel momento in cui ho accettato questo, io ho cominciato a vivere la paternità come una cosa difettosa, sì, però comunque piena d'amore, piena di... Allora mi sono sentito meglio, diciamo, stacco, 6 anni dopo. Figlio tenta di uccidere noto attore. Tragedia sfiorata. Vabbè, questo non so se ho risposto, però credo che... Paola, puoi dire Ma se sei d'accordo e basta, andiamo sì, avanti. ha detto quello che avrei voluto dire io. Io Perfetto. l'avrei detto in italiano, però comunque si è comunque spiegato, penso che abbiate capito, insomma, questo strano idioma che utilizza Valerio. Sì, sono veramente d'accordo, mi ripeterei, insomma, sono molto d'accordo con questa cosa che ha Abbiamo detto, capito, insomma, vorrei reiterare questo concetto che ha detto delle cose giuste. Non immediatamente comprensibili, ma giuste, giuste tutte quante, che mi trovano, non so se l'ho detto, pienamente d'accordo.